Ore 19 di giovedì 14 maggio in via Newton a Cagliari, ottavo di finale del torneo Maracanã interaziendale di calcio a 7, nel quale si affrontano Nurakem, che indossa le pettine, in quanto Carrefour ha un completino bianco. In caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore. A dirigere l'incontro è chiamato il signor Cosu dell'MSP Sardegna. Buona visione.
Dai, sarò brevissimo, Ale. Alessandro Uzalla è appena terminata l'ottavo di finale fra Nurakem e Carrefour. Siete passati ai rigori dopo una partita equilibratissima e ricca di colpi di scena. Oltretutto Carrefour esce dal torneo imbattuta, perché essere uscita dopo i calci di rigore significa che non è mai perso. Credo che insomma meritino tutto il rispetto per il torneo che hanno fatto. Cosa ne dici? Parliamo prima degli avversari. Meritano tutti i complimenti, perché è stata forse la squadra più forte che abbiamo affrontato, comprese quelle della prima divisione. Sono stati forse al pari di Flursi le squadre che ci hanno messo più in difficoltà. È stata una squadra che ci ha messo sotto dal primo minuto. Siamo stati forse fortunati, forse testardi a non mollare fino alla fine. Poi abbiamo agguantato il gol di vantaggio, lo stavamo buttando all'ultimo minuto. Poi i rigori, tutta fortuna, siamo passati ai rigori. Sì, diciamo che è stato un secondo tempo veramente bello, all'altezza. Avete fatto vedere tutti e due di che pasta siete fatti. È il primo anno che superate gli ottavi di finale, quest'anno avete vinto la prima fase. Pensate di essere nelle condizioni giuste di poter tentare di arrivare alla finale? L'anno giusto questo? Voglio tralasciare quarti, voglio sapere se voi avete la mentalità giusta e siete convinti di arrivare sino alla fine. Sì, quest'anno siamo partiti con l'obiettivo di arrivare fino alla fine. L'obiettivo è stato quello di vincere più partite possibili e di vincere il torneo. Nonostante l'anno scorso non siamo nemmeno qualificati, però abbiamo aggiunto qualche elemento importante, quindi crediamo che possiamo giocarci la... Va bene, molto bene. Quindi in bocca al lupo per il vostro proseguo. Voglio farti i complimenti, perché tu sei il miglior giocatore del torneo scorso e ti dico già che sei in nomination per miglior giocatore anche quest'anno. Quindi complimenti anche per le tue prestazioni personali, ma ripeto, in bocca al lupo a Nurakem per il proseguo. Bravissimo e grazie. Grazie all'organizzazione, che è sempre impeccabile. Va bene, grazie, tante grazie.